però sono discorsi che mi fanno in piedi. Io non so perché non sono competenti di chi fa queste idee, ma proprio indietro una tipologia di sistema qui. Perché se no non lo spiego. Io la cosa che sono più. Domenica scorsa. Io ho visto anche la volta. La partita che abbiamo vinto con occhi giusti. Ricciato, lo un amichevole tra Trevali e Bra. Si gioca in casa Bra e Trevali, dove nel Trevali sono quasi tutti i brasiliani. Anche mi risolvo, non c'è bisogno. È quello che si vede.
alla cola. E chi va a trovare? Job, tuo figlio, Oda? Vanno tutti? Tutti, tranne lui, il suo, che non calcio più il suo. Vabbè, il mio non è mai andato, quindi. Insomma, perché il mio... Vabbè, è un difensore, ormai te l'ho detto già settimana che il difensore si è... Ho capito, però... Io la vedevo già la fase di sezione. No, io di Aria non l'aspettavo proprio. Lo sai, quello che ero... Non ero sicuro che... Perché ho visto... Poi ripeto, vai a casare, capito cosa vuol dire domani? No, Casale che vai fino lì per niente, capito? No, quello sì. Tu prendi la macchina, vai fino lì. Tu devi forza venire qui. No, domani lo faccio lì con la Lucas, você é da frente! Eita! Matias, onde vai? Você é lá na frente, você vai lá na frente! Otávio! 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 Non mi ha cagato proprio, no, lo devo sentire perché devo darmi una cosa per me, mi devo andare a fare una consegna oggi. Quando è? Non mi ha cagato, non mi cago perché quello. Senti, perché quello oggi è dentro. Ma sai che, ma che sono un dimentico? Oggi per lui di sabato va in supermercato a fare il giro, capito? Non mi caga proprio. No, io l'ho capito. No, a mio no, perché a me deve rispondere. Perché io sono. Io c'ho i cazzi, io c'ho i cazzi per domani, nel senso. Ma un piace? Sì, solo che. Credo che sia inutile. Ma come mai adesso è catalogato proprio come difensore? No, quello non è Udrea, quello lì è Aladino. Aladino? Cinque. Ah, non c'è Udrea, non è venuto. Ah, ecco qui. No, guarda, cioè quello è Aladino, infatti, per quello che non riesce a toccare una palla. No, comunque ti voglio dire che non per le tempistiche di impiego, ma per fare una cosa più concreta, possiamo sicuri che vada a buon fine. Ma no, ma deve essere fatta una cosa, infatti non l'abbiamo ancora fatta. In realtà lei ci ha parlato, ma non ci sono ancora detto. Sì, ma quello lì secondo me valeva meno che zero, sì, perché la forma mi ha detto che gli ha detto. Io devo vedere, devo cercare, devo fare, non sarebbe da farsi girare. Però infatti pensavo fosse quello di più. Bravo! No, ci deve pensare. Anche se deve trovare la sinistra, l'altro giorno l'ha fatto meglio. Comunque... Vediamo che funziona, se non c'è una squadra non c'è più la cosa. Vai, gira! Vai, lascia! Va bene! Dai! Ora qua! Ci dai! Ehi, lasciate! Vai, sotto, vai, sotto! Andiamo fuori! Vabbè, dai. È manca la presa. Che rischia. Esce il pallone e ti perde. Che carino, mister. Comunque, non ti più andare piano. Difende. Adesso c'è il panchinaggio. Non lo so chi c'è in campo, ma volanti che non fanno tanto in base. Ancora sciolta! Guarda che sta continuando, sono già tutti fuori di via. Sì, sì. Ma chi è un palletto? No, però oggi tu devi con le 6 e 11, non devi fare anche ora, ragazzi, non c'è niente da fare, con tutto il rispetto che gioca Gobbato. Gobbato c'è? Come cazzo si chiama? Tu li conosci questi qua? Bonfanti, dove? Ah, al ginocchio. Ma al ginocchio anche Bonfanti? Sì, sì. Porca miseria, siamo rovinati proprio. Anche Bonfanti, io l'ho visto bene in settimana, allenamento. Peccato.
l'ho visto bene, l'ho visto Marco Gavagliero qui a vedere il giocatore. Sì, è lì che si è, fa, lì che si è fatto male. Eh? Si è fatto male quando è arrivato a casa. Ah. Con la prima o con la... No, con la Juniores. L'ho visto martedì con l'Ale, non è andato martedì con la prima, è andato bene da mercoledì, è andato. L'ho visto martedì e l'ho visto che stava allenando, però non mi sembrava che non stava male, capito? Hanno un po' fastidiosi attaccanti che sono di piantagrane, però ha detto che fondamentalmente non sono niente. Okay. Beh, 4-1 è poco, Ma ha vinto il Livorno? Ha vinto il Provercelli. Cosa volevi che vincere il Livorno contro il Provercelli? È forte, è prima in classifica. Guarda che lo sanno stati forti, non ce n'è, forti, ma hai visto già contro di noi, non è che la squadra come l'anno scorso poteva essere il sesto, comunque quando arrivava te ne metteva tre, e noi eravamo a metà, arrivavamo, guarda che mancavano due giocatori, con quest'anno con tre giocatori in campo noi. Il campionato eravamo già più dietro. Secondo me con Chieri, noi con Chieri, se c'è un vero di Benedetto Da Bramo, però tanto c'è la Mizzola, quindi più o meno. Ma ti abbiamo preso due? No, ma sì, tutti e due non. No, ci stanno. Come li voglio giocare io ci stanno. Il problema è che siamo a 12 punti insieme ad altre squadre e oltretutto non dipende mai più. Non dipende più. Cioè, gli altri, la prima ne ha 20 al doppio, 25, e in mezzo hai tante squadre in mezzo e tante squadre dietro. Sei giusto a metà, però troppo a metà. Cioè troppe squadre dietro. C'è proprio squadra davanti secondo me, però per esempio sabato vincendo a Livorno noi abbiamo fatto le due o tre posizioni. Per quello che abbiamo fatto siamo andati un po' alti. Dai! Dai! Ancora qua! Sai! Dai! Cerchiamo di capire che la squadra da noi possiamo portare tre ore. Dobbiamo giocare veloci. Forte! Poco, ma... Non ho visto. Sempre quello pago. Ladrão!
Bravo! Buono! Fa freddo e io per il di faccio fare a casa, io spero di faccia meno, di faccia meno come, come tempistica, non faccio la più volte su, non ce la facciamo. Tutto a spasso! Tutto a spasso! Poi c'ha dei limiti, eh. Sì, sì, ma limiti tattici. Però come grinta e come voglia è lui, il 7. È proprio quello che ha voglia di giocare, di dover giocare, di vola. Questo è una cosa che non sta giocando, ascoltare, perché non è il più grande prodotto. No, vabbè. No, è stato come dire l'anno scorso. Però lo ha, sta ascoltando. Vai,
ti ha sbagliato, dai, non importa! Non sta zitto un attimo, sta zitto. E da quando ho finito la partita che parlo. Poi lo capiranno i suoi compagni. Alla fine c'è il dubbio, c'è il dubbio. No, si fa quello. Non si parla. Però è quello che dico, la devi consigliare dietro o qua, no, deve essere esterno, non essere interno. Si sta, però comunque
Ma non dagliela, ma perché gliela dai io? Non mi dico fargli che difficoltà, perché gliela dai? Portala un pezzo! Più laterale quei lanci, più laterali! Non le prendono mai così attaccanti! Porca miseria! Vai, vai! Vai! Concentrato così, bravo! Dicevo lui, ascolta tanto, è uno che ascolta tantissimo, è ubbidiente. Sta facendo bene. Deve essere un po' più veloce nella gestione della palla, però non è male.
fanno battere, ma cosa cambia? Sì, no, Pignano con noi, cioè noi non abitavamo proprio nel Pignano, è troppo scarso a Pignano, no, però secondo me stai Preso, l'hai preso in pieno. Chiedi scusa. Ehi. Cola non fa mai fare. Mi ricorda un po', non so se faccio un paragone con magari la Gentile. Infatti in una squadra gli dicono due squadre stanno andando qua, però oh, tu non è che puoi fare sempre. Scusa, ci stiamo allenando in Coppola. Ma scusa, il fenomeno campionato lo puoi toccare, ma vedi non lo puoi toccare. Quello mi dice, scusa, ma io che sto a fare qua? Sai come lui, no? Poi dopo dice, ma devo fargli, non posso, devo toccare che togliere la pulita, non se non ci riesci sempre, no? Però non è mai addosso a me, me lo fa. No, dietro, devi, devi! Solo! Vamo adesso! Devi stargli dietro, non davanti! Tutti li cambia. Dopo le portiamo. No, però siamo stanchi noi anche. Qui sei tutti freschi. Cambi. Poi sono più. Sì, li avranno, io penso avranno mischiati, perché non è qualcuno qui. Ma perché Ale lo cerca sempre, perché cosa fa? Cerca sempre. Ma poi non puoi prenderlo come la rifaccia, cazzo vuoi. No, non ha preso la porta in faccia. Perché? Perché ha preso il ginocchio. No, c'è niente, di fede, non rompere le palle. Vedi che dico come faccio. No, ha preso un nuovo colpo lì. Perché te l'aveva preso in faccia? Dai! Bravo! Lenzi c'ha delle giocate che ce le sa, vero? L'ha fatta anche prima una lì sulla linea. Quello che è ingestibile, non puoi sapere come riuscire a combinarti. Questa però era bella. Se gira da voi è bella, quello che di fattore non è fatto bene. L'ha spostato ma è rimasto sempre sul un altro lo perde. Infatti sarà stato bravo lui, in quel caso lì è stato bravo, secondo me lui poteva ancora però tenerlo un attimino spostato, sì, capito, la
a saperlo. No, però lui ha detto mi faccio il movimento. Io potrei fare 5 anni, 10 anni con la colata, se avesse quelle qualità di ciao. Guarda che bello! Siete in 20 siete! No! Ma non il tiro! Di Paola domanda a tutti, ma fatti i cazzi suoi! Però vedi che quella dalla nella profondità di me. Bravo, te lo dicevo. Guarda! Guarda, non uscire sempre da questo. Lasca veloce! Debbi! Di là, di nuovo! C'è Viala di lì! Io non voglio che gliela davo! Ma che cazzo, come si fa? Ma non è vero, lei passaggia, no, lei passaggia quando c'è quando ci hanno attaccato, perché lei fa fatica a basso numero e a tornare. Poi prendila questa! Subito! Bravo, Cola, stai attento! Ottimo! Guarda la parte opposta quando è così, eh! Lascia giù là! Prima però, è giusto, ma prima, perché sennò ti arrivano addosso, dai, va bene. Ora era giusto il lancio lì, eh!
Guarda che bella questa. Era giusto. Si cala, non è stoppato. No, non è vero, una fornata caduta d'esterno dentro. E non ci è arrivato. Perché sei scarso. No, perché devo giocare di sinistro. Di sinistro. Con la palla lì devi solo pizzicarla così. No, era troppo era fuori il palo. Oh, ho fatto troppo di sinistro per fuori palo. Esterno la palla. Ma che metti di comunque ti sto dicendo quelle palle lì sono solo di belle perché devi solo guardare oltre tutti l'altro scemo la parte sempre cioè, tipo, ma lui non puoi sempre alzare quella lì non puoi sempre alzare quello è il passaggio più bello che puoi fare perché la punta è senza avversario. Allora, è una situazione difficile, anche da ancora complicare di più la forte! Tutta di nuovo, tutta sul secondo palo. Non le vedo, no? Io non lo so perché ragiona sempre dopo. Lunga ma quello è più lungo, bravo, se gli racchini poi neanche partire, era lunga lo solo, lungo. Da quello lì non puoi, te l'ho detto, quello lì, non ti puoi aspettare niente, non ti puoi aspettare niente, perché è proprio bello. Io. Oh, bravo. Io vado di testa però, eh! Però io vado di testa, se lo scende non è più giù. Il nostro problema è proprio a colpire. Ho visto la gente. Voilà! No, è vero. Perché devi andare di testa, ma è quello che mi cerca. Ah, il naso. Bravo Debbie, bravo. Fallo, bravo Debbie. Vedi che faccio una buona partita. Debbie. Sì. Loro però hanno mandato un pezzo di me, non si loro hanno mandato un pezzo, e noi siamo usciti in